Partecipano all'audizione odierna il dottor Nicolò Mancini, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze ANPAS, e il dottor Jacopo Fiorentini, presidente dell'ANPAS Emilia Romagna. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio io per l'invito ad essere auditi oggi da questa commissione. Sono Niccolò Mancini, presidente nazionale di ANPAS, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Con me è Jacopo Fiorentini, presidente regionale del comitato ANPAS Emilia Romagna. ANPAS è una rete nazionale di volontariato che aggrega circa 950 associazioni territoriali con sedi dall'estremo nord all'estremo sud del nostro paese, che operano da oltre 150 anni nell'ambito del soccorso sanitario in emergenza urgenza, del soccorso ed assistenza sanitaria in genere, sociale, sociosanitaria, di protezione civile, nella formazione ed educazione e molto altro. L'attività di ANPAS è portata avanti attraverso l'opera volontaristica di oltre 100.000 volontari, 500.000 soci e 5.000 collaboratori dipendenti. La nostra rete di volontariato, assieme alle altre maggiormente rappresentative, si occupa da sempre di un'azione sussidiaria a quella del servizio pubblico sanitario, nell'attività di soccorso territoriale extra ospedaliero di emergenza urgenza. Si pensi che in molte regioni i volontari delle nostre organizzazioni sono presenti nel 95% degli interventi di risposta alle chiamate di richiesta di soccorso ricevute dalle centrali 112 e 118 rispetto a morbosità di tutte le forme e grado, in autonomia o in integrazione ai professionisti sanitari, medici e infermieri. Le nostre osservazioni e proposte in ordine alla situazione della medicina di emergenza urgenza e dei pronto soccorso prendono spunto dall'evidenza che in una situazione di ampia criticità come oggi è manifesta, il mondo del volontariato organizzato e formato può continuare ad offrire un fondamentale contributo come ha sempre fatto. La convinzione è che per adeguare e sviluppare un sistema sanitario nazionale efficiente ed efficace rispetto alle emergenti criticità occorra costruire consapevolezza e quindi cultura tra i cittadini circa il funzionamento del sistema stesso, le possibilità di accesso, l'adeguatezza dei percorsi rispetto all'esigenza manifestata e quindi offrire la competente risposta che i nostri professionisti sanitari sono in grado di dare. Rispetto alla carenza del personale sanitario, il volontariato organizzato e formato, ovviamente per ciò che concerne le proprie competenze, può offrire in termini numerici e qualitativi un supporto sussidiario ai professionisti che operano nei sistemi di emergenza urgenza, negli ambiti del soccorso e dell'assistenza extraospedaliera, ma anche nella gestione organizzativa dei percorsi. All'interno delle associazioni di volontariato si formano e si sono formati, soprattutto tra i cittadini più giovani, quelle sensibilità e competenze che maturano e sfociano nelle professioni sanitarie, che spesso vanno poi a confluire proprio nelle aree di specializzazione di cui oggi si tratta. Moltissimi volontari maturano nell'esperienza di volontariato la scelta di dedicarsi, nel caso specifico delle pubbliche assistenze, alle professioni sanitarie, confluendo poi nei percorsi di laurea e specializzazione che li porteranno ad essere professionisti dedicati all'emergenza urgenza. Occorre quindi, a nostro giudizio, incentivare questo tipo di partecipazione anche attraverso il riconoscimento delle competenze maturate nel percorso da volontari e supportare fin dalla scuola l'inserimento di questi percorsi di volontariato, avendo chiara evidenza che tale scelta porterà a due prime soluzioni: una maggiore consapevolezza come cittadini e l'incremento delle vocazioni professionali d'area specifica. Ed ancora su questo tema, perché viene da domandarsi perché non agevolare l'accesso ai percorsi di laurea e specializzazione per coloro che questa vocazione l'hanno appunto maturata? In tema di aggressione al personale sanitario vi è evidenza di come soccorritori volontari che operano sul territorio siano anch'essi vittime di tali nefasti ed inaccettabili eventi.
Riteniamo che oltre alle azioni focalizzate all'accrescimento della sicurezza fisica degli ambienti, al rafforzamento delle pene connesse a tali tipi di reato e alla loro procedibilità, è senza dubbio necessaria anche in questo caso un'azione culturale che educhi il cittadino alla comprensione del percorso di assistenza e delle problematiche e difficoltà ad esso connesse e che lo accompagni. In questo senso, più volte il mondo del volontariato si è reso disponibile a collaborare per la divulgazione di concetti e buone pratiche, partendo dalla scuola, dai luoghi di lavoro, dallo sport e da molti altri contesti. E anche in questo caso la scelta di promuovere campagne di sensibilizzazione e conoscenza verso i cittadini rappresenta senza dubbio un ambito nel quale il mondo del volontariato può certamente offrire un ampio contributo di lunga prospettiva. Circa l'appropriatezza degli accessi al pronto soccorso, si può fare riferimento a due ambiti principali di potenziale adeguamento, sempre quello della consapevolezza dei percorsi e dell'effettiva risposta, e dall'altra parte quello dell'effettiva risposta del sistema. Il cittadino edotto sul percorso orientato rispetto al bisogno di cura urgente e non urgente, rappresenta un elemento fortemente incidente sul numero d'accessi. D'altra parte, tuttavia, risulta indispensabile che le persone trovino assistenza sul territorio prima di maturare la scelta di non poter far altro che accedere ai pronto soccorso. Indispensabile quindi il rafforzamento della continuità assistenziale extraospedaliera che supporti il cittadino nella scelta e lo orienti verso le reti dei servizi territoriali. Occorre quindi, conseguentemente, una riorganizzazione della continuità assistenziale adeguatamente formata alla gestione dei problemi non emergenti, urgenti e supportata da piattaforme di telemedicina e dalla possibilità di porre in atto processi prescrittivi dematerializzati. La domiciliazione rapida e non di alcuni interventi in ambito diagnostico e nel trattamento della cronicità e quindi rivolte in particolar modo a pazienti fragili. Interessanti in questo senso, tra le molte esperienze, alcune sperimentazioni, ad esempio di radiologia domiciliare messe a terra in regione toscana e che hanno visto la collaborazione, il supporto e il coinvolgimento di organizzazioni di volontariato a supporto dell'attività tecnico-sanitaria. Relativamente alla dimensione di presidio territoriale, ricordo come le associazioni delle reti nazionali di volontariato rappresentino una fitta e capillare maglia di presidi fisici sul territorio. Pensate che solo ANPAS ne conta oltre 1200. Presidi che sono spesso noti alla cittadinanza e presenti anche in aree più remote. Essi quindi possono ospitare ed espletare funzioni di supporto ed orientamento del cittadino se inserite in azioni di coprogrammazione e coprogettazione adeguatamente supportate e concertate. In ultimo, mi corre obbligo di richiamare l'attenzione in questa ampia riflessione al necessario riconoscimento delle reti nazionali di volontariato e dei soccorritori di essere parte integrante del nostro sistema di risposta pubblica ai bisogni sanitari e non solo. I soccorritori espletano quotidianamente la loro attività da tempi che precedono la costituzione dello stesso sistema sanitario nazionale e ovviamente di quelli regionali. Essi si sono formati e perfezionati e tutt'oggi continuano ad offrire un contributo sussidiario senza il quale il nostro sistema di soccorso e assistenza extraospedaliera sarebbe in difficoltà e la qualità di risposta del servizio non potrebbe garantire pari capillarità, efficacia ed efficienza. La natura volontaristica dell'opera prestata richiede tuttavia che le azioni che si vogliono porre in atto siano condivise, rapportate e sostenibili economicamente e nel merito dei contenuti. Occorre che alle reti nazionali del volontariato sanitario sia mantenuta e riconosciuta la facoltà di formazione e certificazione degli specifici percorsi formativi e certificativi.
Ovviamente, e qui concludo, ANPAS è pronta ad offrire il proprio supporto e contributo.